Guardali lì. Si aggirano tutti attorno a quel carro, come avvoltoi sopra una carcassa. La mia carcassa. Loren, è stata un'ottima stagione. Solo perché abbiamo lavorato giorno e notte. E malgrado questo abbiamo ancora un mucchio di scorte qui a marcire. Guarda cosa ho trovato. Del vischio. Non sarebbe il caso di appenderne un rametto? E dove? Io dico che un posto vale l'altro. Ehi, signor Bray! Scusate. Che cosa vuoi? Ho sentito che sono arrivate le caramelle. Perché non le compri da quel tuo amico ambulante? Perché lui non ce l'ha. E se le avesse, le compreresti da lui? Beh, penso di sì, se costano di meno. Senti, ragazzo, tu devi ancora capire che se compri da lui invece che da me, mi porterai al fallimento. Ma io... No, Loren, non ti pare di esagerare adesso? No, è vero. Finirò in malora. Dovrò chiudere l'emporio e lasciare la città. Non voglio che se ne vada. Potrei trovarmi a non avere scelta. Loren. Oh, Hank! L'whisky che avevi ordinato è qui. Sai, l'ambulante dice che può darmelo a metà del prezzo che mi fai tu. Ma insomma, Hank, lei ha sempre fatto i suoi affari con Loren. Che cosa le succede? Ma non lo capite che è un trucco? Abbassa i prezzi per accalappiarvi e mandare in rovina i commercianti seri e onesti come me. E quando sarò fallito, i prezzi torneranno a salire, più alti di come sono adesso. Loren, quello che a me interessa è il presente. Se mi fai lo stesso prezzo, compro da te. Ma devo pur campare. Sono un commerciante io. Già, ma sono un commerciante anch'io. Devo comprare al prezzo migliore. Ecco, hai visto cosa intendevo? Che non avrò più un cliente. Oh la mia chiave! Chiamo la mamma! Oh. Non muoverti, stai fermo, cerca di rilassarti. Qui le fa male. Ora può rimettersi la camicia. Non c'è niente di rotto. Si è solo stirato un muscolo della schiena. Deve stare a riposo. Riposo? Come faccio a riposare? Con quell'ambulante in città che mi soffia tutta la clientela? Loren, un po' di concorrenza può giovare. Non credo. Guardi la mia schiena. Sa cosa voglio dire. La concorrenza la stimolerà a cercare articoli che non ha mai tenuto. Dov'è finita la lealtà? Ho rifornito la gente di questa città per 15 anni. Questo non conta niente? Aspetti, Loren. Ho dell'unguento per lei. Se lo tenga, perché adesso vado da Jack, il suo concorrente. Così vedrà cosa vuol dire. Permette una domanda? Sto cercando una proprietà. Pagherò il giusto prezzo. Signor Prey, non conosce nessuno che voglia vendere? Io vorrei fermarmi qui. No, non c'è niente in vendita da queste parti. Pagherò una percentuale a chi mi aiuta. Ma nessuno venderà una proprietà a voi. Quello che dico sembra sempre sbagliato. È come se volessero mantenere una barriera. Avranno dei motivi, suppongo. È lo stesso con gli Cheyenne. Combattono per mantenere le loro tradizioni. Beh, ma è diverso. Forse no. Anche gli Cheyenne non si mischiano con altre tribù. Cosa vuoi dire? Che se io fossi Arapaho e tu Cheyenne... Non potremmo sposarci. No. Dovrei rapirti in piena notte. Sally! E chi dice questo? Io. Con quale autorità? La mia. Sono il sindaco. Questo non è giusto. Nel nostro statuto non vi è nessuna legge contro gli ambulanti. E allora? Il sindaco può dettare le regole. Non senza il voto del consiglio cittadino.